Un punto strappato qui a Livorno, uno 0-0 che fa seguito a quello interno con la Cremonese, ma direi un Pescara molto deludente proprio sotto il profilo della manovra ma anche delle occasioni create. Mai un tiro nello specchio della porta, ci abbiamo registrato soltanto sul nostro taccuino nel primo tempo un tiro di Canute, peraltro finito al lato. Viceversa il Livorno è stato, dopo i primi 20 minuti di equilibrio, è stato molto attivo, ha premuto tantissimo verso la porta di Fiorillo, ha colpito due legni e poi è stato molto bravo il numero uno biancazzurro a sventare in più di un'occasione gli attacchi del Livorno. Come vi dicevo, primi 20 minuti di equilibrio, poi alla mezz'ora si vede il Pescara con Canutè dal limite dell'area, ma sarà anche l'unico tiro in porta del primo tempo, ma direi di tutta la partita del Pescara, tiro che però non inquadra lo specchio della porta, si perde alla destra del portiere Mazzoni. Poi soltanto Livorno, al 31esimo il primo palo clamoroso colpito da Gonnelli, il difensore centrale Amaranto si era spinto in avanti, o meglio era stato il Pescara a lasciare un buco a centrocampo, palo clamoroso alla destra del portiere Fiorillo e poi sulla ribattuta palla ancora viva Diamanti non inquadrava alla porta. Ancora nel finale di tempo ha avuto due occasioni per andare in vantaggio il Livorno, ancora con Diamanti e poi con Giannetti, clamorosa l'occasione fallita da Giannetti proprio sotto misura. Il secondo tempo è iniziato così come aveva finito il primo tempo il Livorno, ovvero ha sprombattuto subito in avvio, miracolosa parata, strepitoso davvero Fiorillo sul colpo di testa, botta sicura di Gennaro e poi subito dopo il secondo legno colpito da Diamanti con un tiro a giro davvero delizioso. Il Pescara davvero non pervenuto nonostante i cambi ordinati da mister Pillon, c'è stato soltanto Melegoni che in un paio di occasioni ha provato a pungere ma nulla più, mentre dopo il secondo palo il Livorno ha avuto anche altre occasioni con Diamanti e con un paio di conclusioni dal limite di Agazzi. Mazzoni, possiamo dire, il portiere del Livorno, in pratica senza voto, non ha dovuto compiere alcun intervento. Al picchi tra Livorno e Pescara finisce 0-0.